Mi dispiace tanto. Sono non tornato. Piangete, sono non tornato. Piangete. È una disgrazia questa. Hanno pianto prima? No, non è vero. Avete pianto, mi sono mancato, non è vero. Eh? Vero. Sono stati bene. Pensa, tre dirette, perché nella diretta di venerdì di 2 settimane fa eri malato. Quindi l'ho fatta da sola con Elisa della Croce Bianca. E le dirette di settimana scorsa sempre da sola e la gente è stata veramente, veramente felice. Ah, vedo, tanti ti hanno messo il pollice alzato. Ma cosa c'è? Ha pullulato di pollici alzati. Perché quando le fai te pullula? Certo. No, certo, non certo, è vero, sì, non certo. È vero. Racconta, dai, non mi hai raccontato niente delle tue vacanze in Portogallo. Sono andato in vacanza in Portogallo, una settimana ho fatto il giro in Portogallo. Io bello qua, il Portogallo. No, a lavorare. Mi è piaciuto, però non sono riuscito a non lavorare un po' anche là. Cioè? Non ho tagliato i capelli, non ho fatto niente, ho solo guardato, ho solo osservato. E ho notato... Cosa? Che mediamente non sono messi tanto bene, come capelli. No? No. A parte Lisbona, che è la capitale del Portogallo, e lì effettivamente parecchio molto turismo, turistica. Per cui vedi qualcosa di diverso, se no per il resto mediamente siamo messi un po' malaccio, anche perché ho notato di certo uno stato non ricchissimo, per cui ovviamente un po' di degrado anche nei capelli. Un po' di degrado anche degrado un parolone, non esageriamo, non è una città degradata, per carità. No, però nelle persone effettivamente, a parte Lisbona, per il resto sì, c'era un po' di degrado delle persone, mettiamola così. Diciamo che le persone tengono poco a se stesse. O tengano poco a se stesse o non hanno grandi capitali da investire su se stesse, sia con l'abbigliamento, certo. sia con i capelli. Paolo, Rosy, Parrucchieri Revolution, ti sono mancato, non ci siamo presentati. Salutiamo tutti gli amici di Instagram e di Facebook. Allora, se ti, doppia diretta, venerdì ti metti tu qua. No, ma io sto bene nel mio angolino. Allora, se mi lasci qua nell'angolino, io non faccio la diretta. Vedi che bello, ci siamo, la Rosy non fa la diretta. Fai da sola, fai da solo. Sì, sì, ho fatto una settimana senza di te, bellissimo. Anch'io. No? Io stavo da Dio, anche i nostri amici e le nostre amiche stavano da Sì, Dio. Però Angela e Erika mi hanno detto che le sono mancato tantissimo. Non credo. Hanno detto tutte e due che le sono mancato tantissimo. Angela! Dai, su, hai scritto il titolo della diretta? Certo, certo. Attenzione, come ti lavi, con cosa ti lavi. E perché? E lo shampoo che schiarisce alla camomilla. E lo shampoo per la forfora, per il grasso, per il cappello secco. Lo shampino per la caduta. Lo shampino per il colore. Lo shampino per i capelli secchi. Per i capelli grassi. C'è lo shampoo poi per la permanente e addirittura ne ho scoperto uno per la barba. Lo cos'è shampoo per la barba. Cosa dire per la barba? È lo shampoo per lavarsi la barba. Lo shampoo per lavarsi la barba. E sicuramente, io sono sicurissimo, guarda che ne abbiamo dimenticati. Ah, sicuro? Sicuro, garantito. Sicuro, perché... O addirittura non li conosciamo neanche. Ce ne sono così pochi, ce n'è di più. Ce ne sono talmente tanti in commercio. Scusami, lo shampoo, quello balsamo e... shampoo e balsamo insieme. Shampoo e balsamo insieme. Esatto. Ce n'è, non, cosa c'ho scritto? Anche a me sei mancato, ciao. Non dire cavolate, mamma, per favore, Chiara. Oh. Se no, la prossima volta ti pianto con Paolo. Se non si presta attenzione,
una donna può tranquillamente arrivare a utilizzare 3-4 tipi diversi di shampoo. Eh sì, certo. E in un nucleo familiare composto da 4 persone, facilissimo arrivare ad 8 tipi diversi di shampoo. Addirittura? Sì, sì, sì. Fai la svelta, eh. Se uno in famiglia ha la forfora, l'altra i capelli colorati, l'altra ha fatto la permanente, io la cute delicata, è però vero? Non posso usare tutti i giorni perché ho anche la forfora, allora devo usare una volta quello per la forfora, una volta quello per la cute delicata, di qua di là. E poi sai cosa succede? Sai cosa succede? Te lo dico io. Che noi uomini, che siamo un po' più distratti, usiamo lo shampoo della moglie o della figlia e lì apriti cielo. Per i capelli, magari per i capelli decolorati. Oggi la fantasia di chi crea prodotti non ha limite. Sì, sì, è vero. No, è vero, limite. È vero. Cos'è? Daniela ha scritto a me un po' meno. Ci credo, Daniela. Cioè, hai avuto appresso per 10 giorni. Mi ama. Mi ama la follia. Sì. Ti ama perché ogni tanto le fai fare qualche viaggetto. Se no. Sì, perché io sono un brillantone, io pago, Sì, certo. Oggi vi diamo delle informazioni a voi che riuscite a usare, come diceva Paolo, addirittura 8 tipologie di detergente, di shampoo. Vi diamo delle informazioni che sicuramente, sicuramente vi alleggeriranno questo peso, sia economico che chiaramente di avere lì 50.000 flaconi, non sapere qual è il mio, qual è il tuo, qual è di mia figlia, qual è di mio sapete nonno, il detto, qual è di mio... Sapete il detto che chi più spende meno spende? Lo conoscete? Adesso vi dimostreremo che questo detto è realizzabile, esatto, anche qua. Esatto, esatto. Allora, iniziamo con ordine. Esistono tipologie di shampoo, non parliamo del discorso forfora non forfora, no, allora c'è quello economico e quello meno economico, perché adesso si differenziano in questo modo. Parliamo delle basi, esatto. Le basi dello shampoo. Esatto, cioè, sì. Stiamo parlando della base dello shampoo. Esistono delle basi, poi dopo con i coloranti o con i principi attivi o con i profumi o con quello che vogliono, cambia. Dovevo dirlo io, lo stavo dicendo io, perché mi interrompi? Perché ti stavi spiegando male. No, io ti piace? Dicendo, Paolo Rossi ci scrive. Sto dicendo, esiste lo shampoo economico e lo shampoo meno economico. Che cosa differenzia? Qual è la differenza tra queste due tipologie? Due basi. Tra queste due tipologie è la base che c'è all'interno. Vedi che io faccio un discorso sensato. È la base che c'è all'interno. Chapeau, se Rosy fa un discorso sensato, siamo di questi prodotti. Ti ho fatto bene le mie vacanze. Il famoso tessuto attivo che permette di fare la schiuma, il profumo, le sostanze. Scusa. Che puliscono. Scusa, ti ho sovraccaricato. Andranno. Tanto che parlavi, io ho parlato, per cui probabilmente sentito. No, si è perso un pezzo. Puoi ripetere questa parte? Allora, stavo dicendo che allora. Cosa differenzia il prezzo dei due prodotti, economico e non economico? La base che c'è all'interno, cosa vuol dire? Allora, solitamente gli shampoo come sono composti? Parliamo di base, base da un prodotto che pulisce la pelle, una sostanza che va a pulire la pelle, del profumo per dare un pochino di fragranza, la fragranza diciamo, e la sostanza che fa fare schiuma o no al prodotto. E poi le varie... Ogni azienda poi mette, diciamo che la base però è questa. Ci sono chiaramente costi per l'economico e costi per il meno economico. Cosa vuol dire? Il più economico
la maggior parte di queste sostanze sono totalmente chimiche. Nel meno economico inizia a esserci all'interno anche sostanze più naturali che, e man mano che andiamo, quantomeno chimica non invasiva, esatto, chimica non aggressiva, esatto, perché la chimica non, esatto, è che chimico uguale veleno, no, non è che sia proprio così, non fraintendiamo, c'è chimica e chimica. Solitamente quello che sta cercando di dire la Rosi, giustamente, che alcuni ingredienti, i più economici, guarda caso, sono anche ingredienti chimici che creano spesso e volentieri delle aggressioni alla pelle. Esatto. E normalmente vengono utilizzati nei prodotti più economici perché hanno dei costi inferiori. Esatto. Non serve ricerca, non serve niente, si trovano in commercio tranquillamente a bassi costi, vengono presi, inseriti nella base dello shampoo, in poco tempo tu hai fatto la tua base. Esatto, esatto. Stavo dicendo, poi cosa succede? In base a dove si va a posizionare il prodotto, cioè se è, come dicevamo prima, no, uno shampoo per la cute, capello secco, piuttosto che grasso, piuttosto che per la permanente, piuttosto che, hanno dentro al loro interno dei principi attivi. E capello grasso, cute grassa, tessio attivo per il grasso. Qual è il grosso problema quando un prodotto contiene esclusivamente un principio attivo per il grasso? Che a furia di usarlo, la cute e il capello cosa fa? L'effetto contrario, va a seccarsi, si secca la pelle, automaticamente si secca il capello perché non ha idratazione, perché il principio attivo dello shampoo per cute e capello grasso è proprio quello di asciugarlo. E quindi una volta può anche andar bene, due volte può anche andar bene, alla terza, alla quarta volta poi si iniziano a vedere. Forse, Paolo, forse è per questo che c'è un po' ancora la cultura di lavarsi i capelli una volta alla settimana, perché usando, certo, questo anche, tipo di prodotto anche, vero, che comunque va, vero, un po' a aggredire la pelle, e se tu ti lavassi i capelli tutti i giorni, quotidianamente, avresti dei danni incredibili. Ma infatti tante aziende invece cosa fanno? Io mi ricordo quando ho iniziato 30 anni fa, che mi ero messo in proprio la prima volta 30 anni fa, cioè passati 30 anni, minchia, vabbè. Circa 30 anni fa la prima azienda che io avevo utilizzato ci consigliava di usare, far usare a casa addirittura tre tipi di shampoo. Se uno aveva un problema di forfora o di grasso, i prodotti che dovevamo dare a casa erano tre addirittura. Prima passata di shampoo con quello per il grasso, grasso, la poi seconda con quello delicato, e poi un balsamo da mettere sulle lunghezze. Uno si ritrovava con tre shampoo solo per risolvere. E già erano avanti perché dicevano, alternano sostanzialmente, cioè non usare sempre lo shampoo, non fargli usare sempre lo shampoo per la forfora o per il grasso, ma tre lavaggi alla settimana, perché già c'era l'evoluzione, no? Tre lavaggi alla settimana, allora uno le fai usare quello per il grasso e gli altri due, oppure insomma gli alterni con quelli con quello neutro, c'era lo shampoo neutro. Una volta sì. Che veniva giù, mi ricordo, con la tricologa, c'era la tricologa che sapeva di cute di capello. Ma perché il parrucchiere era un po' un ignorantotto, no? Ai tempi sì. Ai tempi sì, certo. Ero anch'io molto ignorante, sì. Trent'anni fa non c'erano ancora i prodotti che ci sono adesso, non c'era ancora la cultura che c'è adesso. E ci raccontavano tante belle fesserie. Esatto, esatto. Beh, e allora io ho detto del prodotto economico, per cui quello che contiene il prodotto economico. Di tu alle nostre amiche invece
gli shampoo non economici. Esatto, bravissimo. Erano due le categorie, no? Le basi degli shampoo, come diceva la Rosi. Uno economico, la base economica che ha appena spiegato lei, adesso c'è la base, quella non economica, diciamo quella che dovrebbe essere di alta qualità. E come caratteristiche principali queste basi cosa devono dire? Cosa devono avere, scusate? Che puliscano sicuramente, devono pulire, perché la prima cosa deve avere un detergente, certo. Deve pulire come quelli economici, ovviamente senza, si spera. Senza aggredire. Si spera. Devono fare schiuma, perché comunque la gente vuole la schiuma, per cui anche qua ci sono dentro gli schiumologi. Diciamo che la schiuma è un po' un fattore psicologico che noi abbiamo, perché ci sono, potrebbero esserci anche questi detergenti non schiumosi, ma un po' nella nostra... sembra che non ci lavino, esatto, ed è un errore, perché la schiuma sì, non serve a nulla. Il fattore schiuma è fatto proprio per una nostra, intendo di tutti noi, per sentirsi più sicuri della pulizia. Ma mentre in invece la schiuma non serve a niente, a nulla. Solo una cosa... Però siccome la gente piace, allora anche esatto. Se non quelli fa schiuma vuol dire che non lava. Allora anche in quelli non economici mettono degli schiumogeni, cercando di usare ingredienti che ovviamente, certo, si spera, ripeto, certo, non diano controindicazioni. Devono essere, anche loro possono avere delle profumazioni, e solitamente anche lì vengono utilizzati degli attivi più delle profumazioni più delicate, più, come si può dire, più compatibili, sì, con la pelle. Sì, aiutami. Ma anche meno fastidiose, sì, cioè meno proprio soft, esatto. delle profumazioni, delle essenze soft. Diciamo che questo genere di base non ha controindicazioni, perché appunto la base è priva, o quantomeno dovrebbe esserlo, e sottolineiamolo, e non è sempre così purtroppo, di agenti aggressivi. E in questo caso, come spiegava all'inizio la Rosi, possono essere inseriti degli ingredienti naturali o chimici, ma di chimica compatibile, che non dà problematiche. Però cosa fanno? Anche qua mettono un principio attivo solo, massimo che io ho visto due principi attivi, per risolvere però un problema ben preciso. Però senza andare a aggredire. A differenza di prodotti economici, qua non dovremmo in teoria avere delle grandi aggressioni verso la cute e i capelli. Facciamo un esempio. Un attivo che viene inserito e controlla la produzione dell'eccesso di sebo e non rovina i capelli, questa è già una buona notizia, perché non è una cosa così scontata. Però anche in questo caso vengono inseriti uno o due principi attivi e, come spiegavo prima, il fattore economico. I principi attivi costano, perché hanno un costo, e anche per il posizionamento sul mercato. Cosa voglio dire posizionamento sul mercato? Ecco, che se io questa parola. Ok, se io facciamo un esempio, parliamo di posizionamento sul mercato, voglio che il mio shampoo venga riconosciuto come quello per i bambini. Io faccio in modo che gli occhi non lacrimino. Di quello che succede per tutto il resto non ti interessa. L'importante è che non lacrimino gli occhi. Oppure faccio lo shampoo antiforfora. Quello è il mio posizionamento sul mercato, perché andrò a scegliere quei clienti che hanno quella tipologia di problematica. E questo discorso di mercato cosa ha fatto? Ha fatto restringere, le aziende hanno capito che un problema un prodotto, un problema un prodotto, un problema un altro prodotto, e così via. Così facendo, se tu compri anche
prodotto di alta qualità, ma hai la forfora e hai i capelli chimicamente trattati, inevitabilmente, oltre a un rigenerante o ricostruttore, dovrai comprarti almeno due tipi di shampoo diversi, certo, minimo, se non sono tre, perché magari tirano un pochettino il giallo, allora ci vuole lo shampoo che giustamente spenga il giallo, per cui è facile cadere in questo genere di discorso. E alla Revolution noi cosa abbiamo fatto? Secondo voi noi ci siamo fermati qui? Assolutamente no. Problema, solution. C'è un problema e ogni problema c'è una soluzione. Esatto. 30 anni fa lavoravamo anche noi così, anzi più di 30. Da piangere. Beh, no, io, dai. Io parlo per me. La Revolution esiste da la Revolution, ma prima io sono nato come altro. Tu, sì. Come altro Marco. Che poi ce la siamo portati i primi anni della Revolution. Esatto, per cui io quando ero in proprio, la prima volta mi sono messo in proprio all'età di 20 anni, per cui sono più di 30 anni che lavoravo anch'io in un altro modo, più di 30 anni fa, mamma mia. Più di 30 anni fa. E allora abbiamo cercato e ci siamo andati a fare. Problema, come ha detto lei, soluzione. Anche i nostri problemi, sappiate che sono i vostri problemi. Certo, perché anche noi comunque abbiamo delle anomalie alla cute. Chi ha il capello, la cute grassa, chi ha il capello decolorato come il mio, chi ha il capello tinto. Anna Ferrazzi, buoni consigli. Che sto usando, grazie a voi. Oh, grazie Anna. Bacione. Sei gelosa perché ho salutato Anna? No. E le ho dato un bacione? No. Sei gelosa? No. Sì, secondo me sei gelosa. Aspettila. E allora noi cosa abbiamo fatto? Segui corsi, prova prodotti, segui corsi. E cosa abbiamo trovato? Abbiamo trovato che esistono in commercio, sono poche le aziende che fanno questa cosa, esatto, ma esistono in commercio dei prodotti che all'interno hanno più principi attivi. Cosa vuol dire più principi attivi? Cosa fanno di diverso? Allora, ottima base di shampoo e in più i principi attivi, ma esistono realtà che non hanno messo solo quello per la forfora, hanno messo quello della forfora, ma hanno messo anche il principio attivo che dava maggiore idratazione. Per cui nello stesso prodotto noi abbiamo una maggiore idratazione e abbiamo il principio attivo che controlla la forfora, abbiamo il principio attivo che controlla l'esasperazione del sebo, abbiamo il principio attivo che toglie, fa una pulizia profonda, ma senza aggredire. Esatto. E il capello, lo stelo, principi attivi idratanti, e lo stelo non diventa secco, semplice. Ma neanche la pelle, come sappiamo la pelle è fondamentale poi anche per la salute, certo, del nostro capello. Certo, questo è il segreto, una base di shampoo di ottima qualità e principi attivi sempre di ottima qualità. Porfora, cute grassa, desquamazione, esatto, pruriti, capelli sottili o capelli grossi, secchi colorati, la barba persino, la barba. Ma anche perché Paolo, come dicevi tu, la barba, lo shampoo per la barba, scusami se ti interrompo, ma scusami, questa pelle... No, aspetta, questa è una cosa che però volevo trattare... Voglio farci una diretta io, perché la barba volevo solo dire che la pelle noi ce l'abbiamo su tutto il corpo, punto, questo era il discorso. Dipende, no? Perché se uno mi vende uno shampoo per lavarsi qua, che c'è dentro l'acido muriatico, non può metterselo qua. No.
No, ma in teoria, però delicata è questa, ma delicata è anche questa. È quello che volevo dire. Ma no? Ci voglio fare una diretta io su questa cosa. Va bene. Quando è che abbiamo la prossima? Venerdì. Venerdì è la prossima diretta, io voglio proprio parlare di questa cosa. Va perché bene, questa va qua bene. Della barba mi è... Ti ha acceso una lampadina? Sì, ho tutta una mia direttina, voglio fare una mia direttina su questa cosa perché... Cioè siamo ancora nel adesso fra un po' si inventano lo shampoo per i piedi anche. Sì, perché non è possibile. Shampoo per la barba, come se qua invece puoi usarti l'acido che tanto certo. Chi se ne frega. Sì, chiaro. Cioè sono, vabbè. Qualsiasi sia la tipologia dei tuoi problemi, legati alla cute o legati al capello, oggi con... un solo prodotto è possibile risolverli, più che prodotto magari un sistema. Sistema più che prodotto. Non 50. Ma non 50 prodotti, non servono, sono solo prese in giro, sono solo azioni di marketing, punto. Nessun altro scopo. Esatto. Io prima di terminare questa diretta... volevo parlare di quello che succederà il 4 di aprile, che è un giovedì, che ci sarà una cosa, un evento importantissimo da noi. L'evento della Croce Bianca. E cosa succede? Il nostro incasso sarà devoluto totalmente in favore della Croce Bianca per acquistare in passato materiale, abbiamo contribuito anche per l'ambulanza, c'è stato un anno, e quest'anno invece contribuiamo per l'acquisto del doblò che serve per portare in giro i pazienti, per le dimissioni dei pazienti, piuttosto che se devono andare a fare delle terapie. Per cui allestito anche in una determinata maniera. Ricordatevi il 4 di aprile perché ci terrei a pagargli... Tutti presenti qua. A tagliarvi i capelli. Piega, colore qualsiasi, tranne la vendita prodotti, per il resto tutto l'incasso completo come lo facciamo, esatto. Lo giriamo tramite bonifico bancario, per cui sarà tutto rintracciabilissimo, alla Croce Bianca di San Colombano, esatto. All'Ambro. Esatto. E con la speranza di non doverla mai utilizzare, facciamo gli spergiuri, esatto. Ma ricordo che è una cosa che serve, può servire a tutti noi. Esatto. Grazie. Esatto. Aperta parentesi e chiusa parentesi, perché mi era venuto il... Giusto, no, volevo no, nominarmi no, la Croce sempre, Bianca, che io sempre. Sono molto... ci tengo molto loro. Che cos'è? Cucù? Che cos'è? So, un fazzoletto per soffiarti il naso? No! No! Revolution Way! No, la nostra raccolta, la nostra Bibbia di consigli per voi, creata proprio per voi. Oh, io so che questa l'ho già detta, però devo ridirla perché no, mi sono autogasato. Allora, siccome abbiamo appena fatto non la so ristampa, cosa vuoi dire, no, tu non lo detto, sai, no. Ma no, niente, so. Voglio ridirla. Siccome abbiamo dovuto fare una ristampa perché abbiamo veduto tutto, allora ho voluto ricontrollare, detto magari. Sai, passato comunque, cos'è, un anno e mezzo, due? Tre da quando l'abbiamo, sì, da ora che l'abbiamo scritto, ora che è andato in stampa, di qua di là sono passati 3 anni. Ho detto, magari c'è qualcosa da rivedere. Allora me lo sono riletto l'altro giorno, prima di far partire la ristampa. Oh, ma sai che l'abbiamo scritto veramente, veramente. Siamo stati bravi. Siamo stati proprio bravi. Non ho corretto neanche una virgola, tutto perfetto. Bene. Bravo Paolo! Aspetta. Dove possono comprarlo? Allora, lo trovate chiaramente quando venite qua in salone. Parla bene davanti allo schermo. Vai. In salone da noi lo potete acquistare oppure acquistatelo su Amazon. Su Amazon, lo trovate anche su Amazon o se no in negozio da noi. Esatto, ecco. Non è più gratis. Pagare. Pagare, braccini, diventati braccini noi, pagare. Vi ricordiamo che potete chiamarci allo 0371 898900 per prenotare la vostra consulenza, anche per un discorso di
oggi, che abbiamo fatto oggi sui detergenti. Certo, volete sapere se quello che state usando va brava, bene, brava, Rosy, o brava, volete brava. Cambiare, per cui volete dei consigli, non esitate a chiamarci. Il nostro salone invece, se volete venire qua direttamente a prenotare, siamo in via Cesare Battisti al 20/1 a San Colombano all'Ambro, provincia di Milano. Vi aspettiamo. Una cosa volevo ribadire, perché hai detto chiamare, così non vorrei fraintesioni. Per telefono non facciamo le consulenze. No, chiamare per prenotare la consulenza. Non ho chiaro. Anche se volete parlare solo dello shampoo, per noi non c'è problema, assolutamente. Ma dobbiamo vedere, esatto, cute, capelli, come sono messi, per cui per telefono diventa praticamente impossibile. Va bene, possiamo salutare tutti i nostri amici. Ci vediamo venerdì 18:30, vi aspettiamo. Ciao, ciao. Ciao.